La gestione dei rifiuti in provincia di Ragusa, più che in mano delle ditte, ormai pare sia in quelle dei sindacati. Troppe le vertenze in corso tra Comiso, dove il comune è in dissesto finanziario, a Pozzallo e Chiaramonte, dove nei turbini non percepiscono lo stipendio da circa 2 mesi, a Modica, dove il dirigente dell'ufficio ecologia sta pubblicando un nuovo bando di gara per chiudere i rapporti con la ditta Puccia che opera in stato di proroga. A Ragusa il maxi debito da onorare è quello del lato nei confronti della ditta Costanzo di Randazzo, che gestisce la discarica di Cava dei Modicani. Lato avrebbe un debito di 600.000 euro, anche se quelli da onorare, secondo la CGIL, sono inferiori a quelli richiesti. La ditta Costanzo ha minacciato l'ambito territoriale ottimale, chiarendo di voler rescindere il contratto e licenziare circa 12 dipendenti se entro il 15 marzo non si trova un accordo per il pagamento dei debiti. A Chiaramonte il sindaco Giuseppe Di Castro non ha ancora messo il mandato di pagamento delle mensilità pregresse ai netturbini. Ad Ispica la Dasti di Catania ha pagato i dipendenti lo stipendio con 16 giorni di ritardo, ma a Comiso e Pozzallo lo stato di agitazione è già partito circa 2 mesi fa. Lunedì a Comiso e nei Turbini hanno intenzione di bloccare la raccolta dei rifiuti solidi urbani, come ha spiegato il segretario della funzione pubblica CGIL Giovanni Lattuca. A metà marzo le vertenze potrebbero prendere un'altra piega. A Modica la ditta Puccia potrebbe chiudere i rapporti con l'ente tra circa un mese, quando sarà pubblicato il nuovo bando di gara. La CGIL aveva un mese fa sollecitato la rescissione del contratto con Puccia per le vicende giudiziarie circa la gestione dei rifiuti e per le inadempienze contrattuali denunciate dallo stesso sindacato.